abbiamo pareggiato, quindi una partita che probabilmente avremmo anche meritato di vincere, anche per le occasioni che abbiamo creato. Purtroppo su un episodio abbiamo preso gol nel primo tempo, nonostante non stessimo soffrendo più di tanto, però al secondo tempo abbiamo dimostrato di essere vivi, abbiamo praticamente quasi sempre giocato nella loro metà campo, creato diverse palle anche da sfruttare meglio in contropiede. Ci prendiamo però questo punto con una buona prestazione in un campo e con una squadra difficile. Ecco, che cosa ha avuto in più oggi il Teramo rispetto alle precedenti gare? Si è visto evidente un Teramo che ha lottato, ha tirato fuori il bel carattere, un primo tempo giocato in equilibrio, una occasione per il Vicenza e poi il Teramo ha retto bene l'urto ad una squadra davvero competitiva. Ma io penso che comunque anche nelle partite precedenti l'impegno da parte della squadra non sia mai mancato. Poi se ne possono dire tante, giustamente ognuno può avere la sua opinione. La squadra penso che sotto l'aspetto dell'impegno non sia mai mancata. Poi è normale che le cose possono venire meglio o peggio, ci sono anche gli avversari, ci sono dei momenti della partita che possono farla girare in un senso o nell'altro. Oggi siamo stati bravi, nonostante lo svantaggio, a rimanere in partita, a continuare a fare quello che abbiamo provato e si è stati ripagati con un punto. Siete stati bravi a rimanere in partita perché in altre precedenti occasioni, dopo aver subito l'1-0, avete subito il 2-0. Oggi invece questo Teramo cosa ha avuto? La forza, diciamo, il morale, la forza del carattere per combattere ancora? Sì, non ci siamo disuniti, non ci siamo fatti prendere dalla foga anche di doverla per forza pareggiare subito. Quindi siamo rimasti concentrati a giocare come prima del gol. Non ci dobbiamo far condizionare dagli episodi negativi o positivi che possono succedere durante una partita e continuare a fare quello che sappiamo che dobbiamo. Oggi è stato così e per fortuna poi è andata bene. Cosa hai pensato dopo la clamorosa occasione di Zecca fallita davvero in maniera incredibile? Non si possono dire le parole che ho pensato, quindi abbandonare la Sicilia. Quindi no, purtroppo mi ha detto Jack che è stato un rimbalzo un po' strano della palla, però era un'occasione che con tutto il secondo tempo ancora da svolgere poteva far girare la partita in un altro modo, però ci sta, l'importante è comunque riuscire a creare, poi è normale che se non concretizzi diventa dura a lungo andare, però già il fatto che comunque abbiamo avuto diverse palle gol è un messaggio positivo. Senti, questo è un pareggio che potrebbe segnare un po' il rilancio del Teramo? Perché martedì si torna di nuovo in campo. Martedì per fortuna siamo di nuovo in campo, dico per fortuna perché a noi giocatori, come penso a tutti, piace giocare, quindi noi giocheremo ogni settimana, ogni tre giorni, va benissimo. Così non giochiamo a Natale. Però punto di rilancio, noi siamo sempre stati consapevoli di quello che era il nostro obiettivo, di quello che erano le cose che dovevamo fare, quindi sia dopo le tre vittorie famose appena abbiamo cambiato gestione, sia nel momento in cui i risultati sono venuti un po' meno, rimaniamo consapevoli di quello che dobbiamo fare. Per fortuna, che non me l'aspettavo, però bisogna tenersi sempre pronti, sempre a disposizione della squadra e del mister. Mi ha dato una grande opportunità, spero di averla sfruttata al meglio. Per fortuna abbiamo portato un punto a casa e era importante portare un po' di punti, quello serviva. È stata sicuramente una bella partita questa giocata dal Teramo, soprattutto un grande secondo tempo, un Teramo che ha tirato fuori il carattere ma soprattutto un grande cuore per strappare questo punto. Sì, infatti noi appena prendiamo gol di solito abbassiamo la testa, ma siamo stati bravi ad alzarla, a continuare a tenere la partita. Potevamo fare ancora meglio il secondo tempo perché avevamo riportato altri due punti invece che uno solo, però è importante aver portato un po' di punti a casa. Ecco, tra il primo e il secondo tempo cosa vi siete detti dentro lo spogliatoio? Niente, siamo dati la carica per rientrare nel secondo tempo e fare del nostro meglio. Quello. Non vi siete disuniti come è accaduto in altre circostanze? No, assolutamente, è importante non disunirsi mai perché il gruppo deve essere sempre compatto. Senti, il pareggio ci sta tutto, ma alla fine questo Teramo poteva anche strappare qualcosa in più perché ci viene in mente quella incredibile azione sfumata di Zecca che ha tu per tu con il portiere, insomma, ha mandato la palla alle stelle. Vabbè, ci sta in un'azione di gioco questo, purtroppo ha preso una zolla di campo e si è alzata la palla, ma non è colpa sua, però
dobbiamo sfruttare meglio le occasioni che ci capitano e non buttare la palla. Come ti sei trovato in quella posizione dove ti ha schierato Maurizi nel primo tempo a centrocampo? No, bene, perché tanto alla fine è anche il mio ruolo, cioè mezzala, quinto, terzino, la stessa cosa. Io cerco sempre di dare il massimo e aiutare i compagni. Senti, ricordiamolo, Mantini è anche un prodotto del vivaio del Teramo. Sì, sì, per fortuna sono cresciuto qui, sono molto contento, spero di fare bene anche nelle prossime partite.